Giulio Papi, partiamo da questa maglia, da dove arriva, raccontacela anche se si intuisce. Questa maglia era il compleanno di mio fratello, il 2 luglio che ci sono stati gli europei a Tenerife, stavamo tutti quanti lì, qua ci sono i miei fratelli, mia nipote, così, allora ha avuto mio fratello quest'idea di fare questa maglietta per il compleanno di mia sorella e poi da lì l'abbiamo fatta a tutti gli invitati e io poi la uso sotto al sopramaglia, sopra questa maglia da gioco, così un po' per portafortuna, nel momento che entro tolgo tutte e due, però per fortuna soffro bene il caldo, quindi non tutti quanti, ma metti l'altra maglietta, sì, non c'è problema, tanto riesco a sopportare bene, ecco oggi pure ha portato bene, siamo felici della vittoria, di questa medaglia di bronzo che voluta dalla società, voluta dalla presidenza, voluta da noi stessi come impegno per questa stagione e comunque adesso da sabato prossimo ci sarà il momento clou, il momento più importante che è finale scudetto, quindi volevamo tornare a casa con una medaglia, ci siamo riusciti contro una squadra molto forte, quindi siamo contenti così. Ecco, Giulianova sicuramente venderà cara la pelle, la sua prima finale scudetto, come vedi questi avversari che vi hanno fatto anche abbastanza soffrire? Sì, abbiamo giocato due partite contro di loro, anzi tre, una abbiamo persa, invece in Coppa Italia hanno giocato fino alla fine, sicuramente loro venderanno cara la pelle, conosciamo bene la loro squadra, alcuni compagni di squadra della nazionale amici, quindi sono contento di incontrarli, di giocarci tra di noi questa grande partita. Sarà tosta, noi punteremo tanto su gara 1, sull'aspetto di tanto tifo, il palazzetto pieno ci darà sicuramente una mano, poi ecco, ci sarà quest'arma un po' a doppio taglio che noi abbiamo finito questa Coppa Campioni, loro vengono da 3 o 4 weekend di riposo, quindi noi abbiamo questo ritmo partita, loro sicuramente si saranno allenati al meglio, perché vorranno venire a casa nostra e cercare di batterci, però saremo pronti e faremo vedere al pubblico un grande spettacolo, ecco, comunque vada. Ecco, i tuoi amici della nazionale li hai già sentiti, vi siete detti qualcosa di particolare che si possa ripetere? No, sì, ci siamo sentiti con i compagni che adesso stanno facendo un raduno a Frosinone, quindi sicuramente, ecco, abbiamo raccontato un po' sia con i ragazzi del Santa Lucia e del Santo Stefano come è andata, no? L'Eurolega 3, poi con col capitano Simone ci siamo sentiti, no, normale chiacchiere tra ragazzi e